Eccoci qui. Buongiorno. Prego. Vi ringrazio della disponibilità che avete avuto per ricevermi così, senza preavviso. E come si fa a dire di no alla grande Serao, la giornalista che tutta l'Europa ci invita? Gradite un caffè? Grazie, già preso. Bene, adesso che abbiamo esaurito i convenevoli, vogliamo parlare da Popolani, da Lazzari. Che ci dobbiamo dire, donna Madì? La verità. Per esempio che vostro cognato, il cancelliere Funelli, si scapricciava spesso, volentieri, non soltanto con Assunta Spina. Quando un uomo ha una debolezza, le male lingue si affrettano a distruggerlo. Io vi posso assicurare che mio cognato era un marito esemplare. Non tanto. Conosco molte ragazze di Casoria che possono raccontare di essere state con Funelli. E quando avete infangato la sua memoria, che cosa avete risolto? Poco. Infatti, c'è dell'altro. Per esempio, che è stato nominato a Casoria, alla cassa rurale di Casoria, un nuovo probovviro che, guarda caso, è il capo della cancelleria di Napoli. Che è lo stesso uomo che ha redatto la lista degli amnistiati, alla quale è stato aggiunto all'ultimo momento il nome di Michele Bocca di Fuoco. Una combinazione, niente di più. Davvero. Però io conosco una fruttivendola di nome Maria, la quale può testimoniare di aver avuto una ricca somma da Funelli per compensare il marito. Vincenzi Luigi. Di aver litigato all'ultimo momento con una guardia carceraria proprio per rinunciare al suo diritto di uscire dalla galera. Diritto che è passato a chi? A Michele Bocca di Fuoco. Che cosa volete insinuare? Che Funelli ha fatto liberare Michele Bocca di Fuoco per il tentativo di liberarsi di Assunta. E poi è rimasto vittima del suo stesso disegno. Ma non c'è nessuna prova in questo senso. Ho la vostra testimonianza, onorevole Molinari. La mia? Volete un consiglio? Buttate a mare vostro cognato. Liberatevi, prendete le distanze e raccontate tutto quello che sapete. Donna Madì, mio cognato non mi ha detto nulla. Vostro cognato si è liberato di Assunta proprio per non perdere il vostro aiuto politico. E vi ha raccontato tutto, sicuro. E voi adesso lo raccontate a me. E poi al giudice. Perché altrimenti il mio giornale scatenerà uno scandalo che vi travolgerà insieme alla vostra carriera in Parlamento. Onorevole, perché ha deciso di venire a testimoniare? Ho deciso di testimoniare per amore di verità e spirito di giustizia, ma anche per dissociare il nome mio e di mia sorella da quello di Federico Funelli. Beh, parliamo dello stiletto. Funelli l'ha dato a Bocca di Fuoco la sera che l'ha ricevuto per dirgli che lo scarceravano. 2 ore prima, quando sono passato da lui, l'arma era sulla sua scrivania. E perché ha regalato un coltello ad un accoltellatore? Voleva che tenesse a bada Assunta Spina, che si stava facendo molto insistente. Funelli era in corsa per un seggio al Parlamento e temeva il mio severo giudizio e quello degli elettori. Quindi... Silenzio! Silenzio! Quindi, suo cognato, armato la mano al macellaio, ma senza immaginare che poi Bocca di Fuoco avrebbe ucciso proprio lui. Signor giudice, questa è soltanto una supposizione del fervido avvocato Marino. Signor giudice, Bocca di Fuoco è latitante dal giorno della sua scarcerazione. Non si è presentato come la legge prevede a firmare. Dunque, io chiedo un mandato di cattura nei suoi confronti. Lasciate in pace Michele! Lasciatelo in pace! Inoltre,
Presenterò istanza di scarcerazione per la mia assistita Assunta Spina.